Dove sono adesso i ragazzi che hanno lavorato alla collezione Geox for Valemur primavera-estate? Vi ricordate di Mario? Lavoro impegnativo. Tanto che manda schei. Ha fatto un hub formativo in un'azienda che produce vino. Qua è la stanza delle botti. Vi ricordate di Giacomo? Oggi sta facendo un'esperienza formativa in un'azienda che produce trattamenti per i lapidei. Dopo le vacanze sono tornato qui a lavorare. E invece Angela e Ludovica, che lavoravano sempre insieme, lavorano ancora insieme. Verificano e classificano i difetti dei capi per un'azienda di abbigliamento. Ragazzi, io le do. Ad aiutare Mario nel suo inserimento è stata Francesca. Io e Mario abbiamo imparato da chi questo mestiere lo sa fare. Poi Mario da solo è andato, partito. Con l'uva bianca fanno il vino bianco, ma con l'uva viola che fa il vino viola. Zara invece ha seguito l'inserimento di Giacomo. Il percorso formativo di Giacomo è iniziato a maggio e si conclude ad ottobre, per poi essere inserito a tempo indeterminato all'interno dell'azienda. Il bailato animo, questi qua, quelli li procuriamo noi. Angela e Ludovica sono state seguite da Irene. Angela e Ludovica hanno fatto un mese di hub formativo presso la nostra cooperativa e sono state poi assunte dopo questo periodo di training. Se non c'è niente, lei vede, mette il pulino. Mario, grazie alla possibilità data da Geox, ha acquisito delle abilità e delle competenze e dei prerequisiti necessari nel mondo del lavoro. Sono più consapevoli del fatto che stanno crescendo, che hanno un proprio ruolo all'interno della società e riescono a realizzarsi. Noi con Valemur riusciamo a dare un supporto alle aziende che devono inserire o che vogliono inserire dei ragazzi con disabilità e poi nel momento in cui si conclude con l'effettivo inserimento, per noi è la conclusione e l'accoronamento del nostro sogno. Geox for Valemur. Il sogno continua. Dai!